Quest'anno il congresso annuale di Alleanza contro il cancro sarà organizzato dall'Istituto Regina Elena di Roma e si terrà alla Sapienza, in particolare nell'Aula Magna della Sapienza, che ringraziamo per l'ospitalità, dal 20 al 22 di novembre. È un importante congresso internazionale dove ci sono sia invitati italiani di altissimo livello, ma anche tantissimi ospiti stranieri, e discuteremo di progressi che si stanno facendo nel cancro, con particolare rilievo a tre tematiche generali su cui ci focalizzeremo: da un lato l'immunoterapia dei tumori, che sta esplodendo con i nuovi approcci sia agli anticorpi monoclonali che le CAR T, con un'enfasi molto spinta proprio sulle CAR T e le loro possibili future applicazioni in ambito oncologico in senso ampio. Altro argomento è quello della genomica, che sta molto a cuore all'Alleanza contro il cancro, e alle applicazioni della genomica, inclusa anche l'utilizzo della biopsia liquida per trattamenti di medicina sempre più personalizzata dei pazienti oncologici. E altro argomento importante saranno i meccanismi di progressione e della genesi delle metastasi, che poi insomma sono la causa principale di morte dei tumori. Quindi diciamo questi tre argomenti importanti. Il congresso sarà aperto a tutti i membri delle istituzioni che afferiscono alla rete di Alleanza contro il cancro, ma ci aspettiamo anche di avere tantissimi partecipanti che vengono da qualsiasi altra istituzione italiana o estera, e quindi ci aspettiamo di avere un grande congresso con un forte impatto, che diventi gradualmente, diciamo, sempre di più il punto di riferimento, il congresso di riferimento della ricerca traslazionale oncologica.